Ciao ragazzi, bentornati qui su Relax con Stellar Blade. Sembra che ci stiamo avvicinando alla parte finale del gioco. Non abbiamo finito tutte le secondarie. Io tra l'altro sono terrorizzato all'idea, perché me l'hanno detto, mi hanno detto non le puoi più fare, sono terrorizzato all'idea di non poter più fare le secondarie. Però vabbè, voglio vedere sto ultimo boss, voglio godermi sto combattimento. Poi nel caso mi faccio un'altra run off camera con calma. Allora, Holden, portami con te, vedi, riesco a camminare, non posso camminare molto velocemente, ma non abbandonarmi, ti prego. Holden, Holden! Uelà, l'ascensore. Che figo. È veramente figo. Da qui risorse e materie prime partono per l'ascensore orbitale. Ok. Quindi questo gioco ha proprio un'intera sezione. No, ho sbagliato. Devo scappare dagli attacchi viola. Non devo andarci incontro. Ecco, questo mi viene più spontaneo perché l'ho fatto molte più volte. Gli attacchi. Vedi. Questo no problem. Penso che sei morto dopo questa, cioè. Porca troia. Ok. Perché queste palle? Che cazzo sono ste palle? Non lo so. Non posso fare a meno di pensare che forse ci potrebbero tornare utili. Ok. Ah, ce ne sono diverse di queste palle. Ok. Beh, è un oggetto con una fisica anche piuttosto curata. Tendo a incuriosirmi se ne vedo uno. L'ho vista lì, la sfera sospetta, l'ho vista. Ce n'era una già piantata qui, non so se avete visto. Ok, forse dall'altro lato però non c'è. E infatti ce la dobbiamo mettere noi. È carina sta roba delle sfere. Più che altro continuano ad arrivare nuove meccaniche, non solo di combattimento, ma anche di puzzle solving. Bella, bella, bella. Da quel container schiantato è caduto qualcosa. Sì che è caduto qualcosa. Però io prima di andare avanti voglio esaminare bene questa roba qui. Lily, più avanti c'è uno strano dispositivo. Solamente un attimo. È una torretta. Devo separare l'oggetto dai dati cartografici. Il cazzo che ti frega, è una torretta. Oh, wow! Ne abbiamo già viste. Spara plasma. È una torretta che spara plasma. Dobbiamo fare interagire quella torretta con quel robo? Ci penso io. Dobbiamo salire fin lassù, attirare un colpo della torretta su di noi. È quello che vogliamo. Giusto? Noi vogliamo essere scoperti, in modo tale che la torretta spara dove ci serve a noi. Che credo sia qua sopra da qualche parte. Allora, qua dentro c'è roba, tanto per cominciare.
i nostri colpi. Wow! Distrutto al primo colpo! Ma... solo fortuna. La torretta al plasma allora che cazzo serve? Non serve a sparare su... Lily! Sto bene! Minchia, enorme sto coso. Dobbiamo uscire da qui, forza. Io vorrei uscire da qui, non è che non voglio uscire. Bello ragazzi. Oh, pensavo fosse aperto. perché nel deserto c'erano dei container che li potevi attraversare, c'era la porticina, invece questi sono chiusi. Non escludo che anche qui potrebbero cadere dei container aperti e che ci sia la possibilità di muovercisi vicino. Bella. Presto! Continua a correre. Ok. Molto fighe queste sequenze qui, eh. Molto scenografiche, molto ben fatte. E leggibili soprattutto. Siamo al sicuro. Molto Tomb Raider. Inizio a innervosirmi. Muoviamoci. Tomb Raider è pieno di ste robe qui. Soprattutto nella nuova serie di Tomb Raider. Troviamo un modo per proseguire. Vabbè, a me basta che non mi cascano addosso, che qua cade tutto. Il laser di sicurezza ci proteggerà. Distingue gli umani dai Nightiba. Vedete, tutto a posto. Perché sta diventando rosso? Ah, ok, quindi il laser di sicurezza potrebbe non essere così affidabile, mettiamola in questo modo. Allora. E mi faccio portare di qua. Ah! Ok! Non lo sapevo che c'erano delle torrette, forse dovevo fare una scansione. Ok, allora, piccola... Porco... Ok. Ho capito la situazione da un lato, ho capito la situazione dall'altro. Ok, io dove cazzo devo andare? Ok, non so dove cazzo devo andare. Anche perché a entrare qua dentro ci si perde solo, ragazzi. Ah, ok, capito. Ecco, dobbiamo aspettare il passaggio. Una volta che siamo lì, dobbiamo salire di lato. Hop. Il problema è che mi sembra che qui sempre lì si vada. Mi sembra che si vada verso i laser di merda lì. Ok, perfetto. Diamo una piccola controllatina. Devo dire, nulla di incredibile, ma divertente sta parte. Spezza un po' il combattimento.
Bello l'enigma con le palline, tutto lo scervellamento per passare, tanta roba. Dobbiamo superare il nastro trasportatore. Occhio a non toccare i laser di sicurezza. I laser di sicurezza. Il laser parte da destra verso sinistra, quindi dobbiamo starcene qua dietro. A tutti i supervisori, ispezionare i carichi non dichiarati siamo noi, suppongo. Ma porca puttana! Buono. M'hanno preso. Mi si inculano, raga. Mi si inculano. Sì, sono in combattimento. Non posso aprire sta cassa, che palle. Questa non si apre. Ok, allora sono abbastanza sicuro qui. Volevo salire lì. Ok, non so dove devo andare. Non ne ho la più pallida idea. Capito questa parte qui come la dobbiamo fare. Porco disco. L'ho rushata, raga, scusatemi. Non dovevo rushiarla. Diventi un bersaglio ambitissimo. No, non la devo rushare. È una rottura di cazzo sta parte, perché devi starte dietro sti cosi. Buono buono, senza rompere le palle, ma si deve fare così, c'è niente da fare. Vedi, c'è tipo qua. Devi avere la pazienza di metterti qua. Rompete i coglioni. Sì, però io là ci vorrei andare. Cioè, nel senso, perché... che... dov'era la parte che avevo trovato? Qui? Sì. Io vorrei, capito? Cioè, sta cassa la voglio aprire perché è ambita. Cioè, sta in un buchetto interessante. Ok. Ma le posso distruggere? Vabbè, raga, la dovevo provare. La dovevo provare. Però sono, cioè, nel senso, sono indistruttibili ste cose. Cioè, proprio non gli faccio danno, ma neanche per scherzo. Porco due. A me è la mia curiosità del cazzo. Vabbè, però quella cassa l'ho aperta. Adesso dobbiamo solo andare avanti. Perdonatemi, raga, forse state sclerando, ma volevo sperimentare, volevo capire un attimo. Adesso facciamo la curvetta, seguiamo gli scatoloni de merda, non vi preoccupate. Guarda lì che ce l'hanno messa apposta proprio per rompere il cazzo. Così, a posto. No! No, coglione io, ragazzi, scusatemi, coglione io. Alla puttana. Non capisco dove devo andare, però. Arrivato a questo punto non so dove devo andare. Mi sa che ci si può aggrappare alla parte finale lì. Credo. Visto? Sono riuscito a rusharla in un modo o nell'altro. Ok, dai, di qua.
Ok. E mo qua? Che cazzo devo fare qua? Oh, oh. Ragazzi. Non posso disinnescarli questi. Ok, un attimo di riflessione. Non capisco dove dovrei... Non capisco dove dovrei salire. C'è sicuramente un modo per salire, ma qui non vedo... Di qua? Sì, ci hanno messo il giallo, forse per... Porca puttana. Sento che c'è anche un... Ah. Però è il piano di sotto. Ok, eccola qui. Bella, 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 bella. Cioè, raga, il fatto che se io qua crepo... Cioè, devo ricominciare da capo. Capite la tragedia? Quanto è punitiva sta parte? Però sembra che io debba andare proprio qua. E vabbè, raga, con estrema calma si fa pure questa. Proprio con calma calmina e... Boh. Ok. Attenzione, prego. Che cazzo di parto? Che parto? Bella, bellissima, ma complessa, perché poi se fossi morto a un certo punto, avrei dovuto rifare tutto. Vediamo che ci fai fare te. Drone. Ma non è vero, non posso fare niente. No, vedi, servono... Non posso fare un cazzo, non è vero che posso fare... Sì, c'ho un modulo di... Ah no, però c'ho questo, presa per equipaggiamento. Ah no, è al massimo, giustamente. Non posso fare un cazzo. Che mi segnali in verde? Che posso fare con un punto? Non posso fare niente. Ce ne vogliono tre di modulo potenziamento. C'è un dialogo. Lily, sei taciturna. Stai pensando alla colonia? Oh, come lo sai? Ho avuto un'idea con i dati cartografici. Una volta uscita dall'atmosfera, forse riuscirai a collegarti alla rete della colonia. Non vedo l'ora di uscire dall'atmosfera, raga, sarà fighissimo. Stabilita la connessione, potremo inviare i lasciti contenenti i ricordi di tutti e la verità su Inaitiva. I lasciti contenenti i ricordi di tutti e la verità su Inaitiva. Oh, ci sono... Quando ci sono sti nemici qua, ci sono dei rumori di zoccoli dappertutto. Qua nel verso dei cani, proprio. Devo capirli. Devo capirli bene. Ulla! Però, quale occasione migliore di studiarli bene di un falò piazzato qua vicino, dove io posso ricaricarmi e riprovare? No? It's easy.
Ok, allora i nemici molto vicini ai falò non rinascono. Ok. Era un trappolone solo per la prima volta. E ci sta, dai. Ci sta. Ha senso che vicino un falò non ci siano immediatamente avversari. Però in questo caso mi sarebbe stato molto utile per fare pratica, perché devo capire bene le animazioni di attacco di sti schifi. Non peraltro. Ci sono buone probabilità che poi... Opla! Ecco, dicevo, ci sono buone probabilità che io ne trovi ancora. Non servono troppi parry, cioè... Vengono sbilanciati subito. Non fanno neanche troppo danno, perlomeno pompato come sono non fanno troppo danno. Mi spiace, Kane. Voglio riposare, lasciami stare. Se resti con me non farei in tempo a raggiungere l'ascensore. Devo andare alla colonia, te lo... Devi andare alla colonia, te lo metti. Vabbè, è un amico suo, un'amica. Ah, lì ci avevano dato la possibilità, no, di attraversare con le funi, perché non c'è dall'altra parte. C'era bisogno di due funi, secondo me bastava e avanzava una. Perché dovresti essere tu al comando? Che cazzo significa sta cosa si sono dette? Non ci credo che sto seguendo te, dovrei essere io al comando e grazie ad Adam che mi ha aperto gli occhi. Di che cazzo parli, Eve? Materiale polimerico estremo, questa è roba con cui si fanno i vestitini belli. Yes. Hopla. Però, non lo so, gli ultimi costumini che sto sbloccando non mi fanno impazzire. Cioè, sono belli se li consideri come dei vestiti sexy. Nel senso, vestito da coniglietta, tutte queste cose qui. Ok, quello che vuoi. Però in questo contesto qui... Cioè, ho capito, vestito sexy, ma sexy e cazzuto sarebbe anche meglio. Allora, coniglietta mi porta un po' fuori parte, voglio dire. Perciò vi dico, non vedo l'ora di riuscire a sbloccare, perché di sicuro si può sbloccare, anche se forse mi sono tirato a zappa sui piedi, tirando dritto fino all'ultima missione, il costume di Taki. Quello è spettacolare. Vabbè, quindi c'è una scala lassù. E la raggiungiamo saltellando sopra la Madonna. Che culo, ragazzi. Dov'è la scala? Io non, da qui non la vedo, ragazzi. Devo... Ah, eccola lì. Ah, vabbè, non è troppo lontana. Non è una roba complicata. Si sale... È facile. Ok. Non mi fido del lato sinistro. Ok. Ok, non posso. Vaffanculo, non posso correggere a mezz'aria con il dash. Quando fai il wall run non hai questa bella possibilità. È un po' un'inculata, se posso dire, ma va bene, va bene. Dai, cazzo. Prima l'ho fatta al primo colpo, mo che c'è che non va?
mi sono dovuto aiutare con un container. Questo è il tragico mondo dei salti in questo gioco. Ok. Bella. Cioè io prima volevo iniziare sta roba, staccarmi dal muro e rientrare con il dash, ma non si poteva fare. Hackeraggio completato. Brava che hai hackerato. E beh, brava anche che non hai detto sono dentro, perché non avrei letto un altro sono dentro. Wow, sembra un combattimento da fare contro una torretta. Tante coperture, un sacco di roba buttata in giro. Sembra proprio una parte survival contro una torretta, E sicuramente qua si schiatta da morire, perché c'è pure, figurati. Ok. Ciccio. Ecco qua. Oh cazzo. No, vabbè. È un disastro, raga. Cioè, io ho provato a fare le robe per bene, ma... Innanzitutto mi devo comprare un po' di munizioni. Ok. Porca troia, però. Devo stare pure attento, perché... Ok. Ho sprecato un sacco di energia beta, ma non fa niente, raga. Cioè, la cosa importante in questi casi è mettere al sicuro la pellaccia. Cazzo. Cazzarola. Rischiosissimo. Il ponte qui è rotto. Mi devo curare. Allora, aspettate che mi prendo un attimo questa qui. Porca troia, mica pensavo che sia... vaffanculo! Mi si è spostata la macchina! Cristo! È il sensore di movimento delle torrette! Che facciamo ora? Non temere, useremo qualcosa come copertura. Ma questo lo posso spostare? Mi sembrava di averlo spostato sta cosa. Dai cazzo. Delirio.
Evita le torrette difensive e recati al centro spaziale. Questo è l'aiuto che mi dà il gioco. Attenzione, raga. Adesso vedrete. Ma porco. Questo è un delirio, sta parte. Vabbè, è vero che ci sono dei cosi gialli per terra che un po' ti guidano. Sì, ma perché mi ha colpito? Cioè, non capisco. Ma sapete che non è male? Mi hanno dato una grande mano le torrette per una volta. Ok, le schivate funzionano. Grande. Oh, qui siamo tranquilli, possiamo studiare la situazione. Bene. Ora. Sapevo, quelle si spostavano. Vaffanculo. No, 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 alzati! Porco disco! Dai, da che sfiga di merda! È il sensore di movimento delle torrette. Che facciamo ora? Non temere, useremo qualcosa come copertura. Il fatto è che sparano pure sfalsato, neanche a dire, sai... La gran puttana. Questa. Niente. Allucinante, allucinante. È più, sto morendo più qui che con un boss, vi giuro. Madonna, che palle! Quell'ultimo colpo del cazzo! Mi prende sempre, sempre! Incredibile! Cioè, l'ultimo colpo è a ricerca di calore! È il sensore di movimento delle torrette! Che facciamo ora? Non temere, useremo qualcosa come copertura. Vabbè, però se ti blocchi, porca madosca! E io scattavo e quella era bloccata. Quello purtroppo fa un giro strano. Non mi trova. Mano menato tutti.
No, no, Ivo, non saltare in avanti per fare la figa, porco due. Ah. Ok, torniamo qua. Ok. Safe. No, 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 non sparare qua, non sparare qua. Ok, mo è pericolosissimo perché sono in una zona dove molte cose sono esplosive. Questa è buona. Questi li faccio esplodere così me li tolgo dai coglioni. Che non posso sta a pensare pure agli esplosivi. Ok, il pullman. Pullman. Buono, 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 buono. Sto andando avanti. Ok, prossimo riparo. Questo è un ottimo riparo. Porco di ninja! Pensavo fosse vuoto, potessi saltare di là. No, 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 c'era un muro invisibile. Allora, vi dico, questa è la prima parte del gioco frustrante. La prima. Non ce ne sono altre a questo livello di incazzabilità. Io volevo rompere quelle per stare più tranquillo, però mi è arrivata una pappina in faccia. Cioè questo poi è innegabile che... Ma tu che cazzo c'entri tu? Vabbè. Mi sono arrivati addosso tutti. Non so perché, non so come l'ho tirati. Forse facendo saltare in aria i bidoni. Raga, mi dispiace, la sto ripetendo un miliardo di volte. Mi starete odiando, ma vi dico, non è facile per un cazzo sta parte qui. Cioè non è che non è facile, secondo me non è ben fatta dal punto di vista dell'interazione ambientale. È molto sporca. Adesso fa il giro e viene a rompere i coglioni. Ok. Come vi dicevo prima, conviene sempre studiarli bene i nemici. Non sai mai in che situazioni li incontri e non sai mai quanto ti potrai muovere per far fronte agli attacchi. In questo caso io dovevo conoscere il moveset abbastanza bene da poterci avere a che fare anche in quella situazione di grande svantaggio in cui non potevo muovermi, perché non potevo muovermi proprio. Ok, prendiamoci anche quest'altra pasticchina qua. Ok, sta parte qua per assurdo è molto più semplice della parte di prima. Ok. Merda. Che cazzo di disastro.
sediamoci, rilassiamoci un attimo. Vedete, quando in un gioco ci sono tutti quei muri, non è che bella, porca puttana, bellissimo. Questo è l'ascensore orbitale. La contaminazione si è diffusa anche qui. E sembra molto più grave. Sì, andiamo. Ok, dicevo, quando ci sono un sacco di muri invisibili, queste cose qui che rendono sporca la lettura dell'ambiente di gioco, in me sorge la frustrazione. Fortunatamente in tutto il gioco, finora ho giocato una trentina d'ore, in tutto il gioco ne ho sperimentati veramente pochi di questi episodi. Così come ho sperimentato pochissime texture stirate come questa qui sul gradino. Guardate la texture sul gradino. Dammi un attimo. Un po' stiratella. Sì, si può fare. Dall'altra parte. Questa è una zona di caccia. È solo un luogo dove possono placare la fame. Ma quindi in Aitiba si li mangiano gli esseri umani? Anche questi meccanici, non credo. È stato un piacere servirla, si occupi del resto, comandante. Questo centro offre una porta d'accesso allo spazio ed è stato costruito per omaggiare il padre dell'innovazione tecnologica e del progresso spaziale, Raphael Marx. Tutti i nostri dipendenti lavorano duramente per offrire un'esperienza all'altezza del suo nome. I clienti che usufruiscono del servizio passeggeri sono invitati a recarsi prima all'ascensore passeggeri. Vabbè, queste cose, queste papocchie. Stava partendo con un destro, non so se avete visto. Voleva fare il robot moderno. Non sono rimaste molte munizioni, vabbè. Nerber. Beh. Sì. E si va. Guarda qua. Ho visto. Deve esserci un Aitiba. Qua si può fare una cosa. Una cosa comunitaria molto bella. Però avete rotto effettivamente il cazzo, Sto spacca scudo. I problemi di questi qua arrivano quando sono così tanti. Opla. Non vedo niente, mi hanno messo all'angolo, mi hanno stuprato. Però mi rianimo, raga. Perché mi avete cagato il cazzo profondamente. No, ho sbagliato. Mi hanno suonato alla porta. Vabbè, però questo non è Dark Souls. Cioè, questo è un gioco per persone normali che a volte interrompono. Sì? Aperto? Ragazzi, abbiamo i muratori al piano di sotto che stanno lavorando per noi. Anche per voi, in realtà, perché su cose dell'altro cinema vedrete uno studio del tutto nuovo, finalmente insonorizzato, dove posso fare anche musica. Quindi
godrete tutti di questi vantaggi. Ragazzi, quando sono tutti quanti insieme è una tragedia. Scusa. Così. Ah, ma sei solo solo, mo. Mo, che dobbiamo fare? Cristo! Ah, ho perso veramente il tempo. L'interruzione non mi ha fatto bene. Vabbè, andiamo da questa parte. Questi non sono assolutamente un problema. L'unica cosa è che quegli altri me li devo combattere in un'altra zona. Non me li posso portare qua. Oh, oh, mamma mia, tutti a fa danno a cazzo. E basta. Allora. Io, sapete che vi dico? Vabbè, questi due li abbiamo, diciamo così, un po' indeboliti. Perché non usare anche la nostra tecnologia a distanza? Visto che ci siamo, abbiamo fatto tutto un lavoro. Non gli ho fatto un cazzo con la granata a impulsi, proprio nulla. Facciamo una cosa, venite qua, venite. Ciao coglionazzo. Madonna. E tu da dove vieni fuori? Vabbè, ma mo sei da solo. Com'è? Da solo non ti riesce di fare tutte quelle cose che facevi prima? Non ti riescono? Peccato, perché eri bravo a rompere i coglioni, invece... Oh, e mo? E mo? Oh, hai visto? Te l'ho parato, e mo? Ah, l'ultimo no però, eh. Vabbè, sai che ti dico? Morite tutte e due. Oh, duri, eh. E questa novità? Sta novità? Non me la ricordavo nemmeno. No. Oh. Fortissimo questo grosso, eh. Cioè, più che fortissimo, resistentissimo. Madonna. Ma basta! Basta, Gesù buono! Basta, t'ho pure perriato! Quanto siete rompicazzo, madonna! Vediamo. Dammi roba. Smettila di dire sciocchezze, andremo insieme alla colonia. Non voglio essere un peso, lasciami qui. Ah, quindi proprio sti due stavano discutendo. E questi sono i loro ultimi pensieri registrati su WhatsApp, credo. Abbiamo raggiunto il luogo dove è stata rivelata la fonte del calore. Qualcosa si sta dimenando sotto l'effetto della contaminazione. Indizio. Azione e comandi del dispositivo per la corrente. Sì, ma stai calmo. Ancora manco sono arrivato dove devo arrivare. Stai calmo. A proposito, pure quell'altra porta avevo visto che Lily me l'aveva sbloccata. Ma probabilmente è qui che manca la corrente. Anche se lei ha interagito, l'ha hackerata. Vedo la luce nello schermo. Niente. No, sti posti enormi sono incredibili, ragazzi. Incredibili. Bellissimi. Poi, vabbè, lì non è che hanno modellato chissà che. Lì è proprio tutta una texture appiccicata, ma fa un effetto allucinante. Allucinante.
fatto saltare in aria un po' di cose vicino. Andiamo un po'. Muori. Purtroppo c'è pure un tentacolo là dietro, quindi... Ah già. Piccolo, proprio poco potente questo tentacolo. Raga, io vorrei, veramente vorrei fare quello che il gioco vuole, per togliere quella cosa lampeggiante che dice indizio là sopra. Sarebbe bello premere un tasto e dire ho capito. Punti salute massimi. Ok, va bene, va benissimo. Che stai facendo tu? Ok, ok. Mazza però quanta vita. Sì. Sapete che vi dico? Ah no, aspetta. Mi scordo sempre di sti cazzi. Muori. Mi scordo sempre che lasciano sti schifi. Questi tentacoli non sono affatto resistenti, sono... Durano veramente un secondo. Bene. Che cazzo devo fare? Madonna ragazzi, ma continuano ad arrivare. Continuano ad arrivare enigmi. Ah ok, devo fare questa roba qua. Non mi è molto chiaro il percorso che devo tenere, ma non ho capito il senso. Non ho capito il senso, raga. Non ho capito come funziona. Riprova. Allora, devo fare questo. Dopodiché devo passarci con questo. Ok, poi devo fare questo. Poi questo devo fare così. Quindi così. Ah, devo prima passare con un colore, poi con l'altro. Giusto? Bello, è pure caruccio come sistema di... Carino, carino. Come cazzo gli è venuto in mente sta cosa? Che figo, madonna, raga. Che bello da vedere. È enorme sta roba. Questa in VR ti fa girare la testa una cosa così. Raggiungiamo l'altro lato. Ok. Era giusto un jumpscare, non era pericoloso, però era un jumpscare. Va bene ragazzi, è quasi un'ora che giochiamo, 55 minuti, adesso vediamo se c'è un punto di ristoro. Ci fermiamo lì e proseguiamo nel prossimo gameplay. Puttana Eva. Non li avevo notati prima. Saranno rinforzi? Non sono fortissimi sti Nightiba qua, però... Abbiamo perso la comunicazione con l'unità, sono troppi.
Oh, ma che cazzo? All right. E questi? Aspetta, facciamo tutto un servizio, va. Esatto. Ha senso. Raga, io voglio andare. Io voglio andare a un bel falò. Mi voglio riposare un attimo, perché devo chiudere il gameplay e voglio chiuderlo in maniera definitiva, cioè con una bella scena di chiusura. La corrente. Porca puttana di una... Aspetta. C'è una rete elettrica nel settore accanto a noi. E spero che ci sia anche un punto di ristoro. Te la cazzo. No, raga. Stava aspettando me. Ci dobbiamo vedere nel prossimo gameplay. Gli è ricresciuto il braccio, lo sapevo, l'avevo detto. Gli ricrescono parti più forti. E alla prossima, ragazzi.